Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Non è servito a nulla l'incontro di oggi tra sindacati e azienda. La Riello andrà in Polonia e 90 lavoratori perderanno il posto. Domani ci sarà una manifestazione in Piazza Salotto a Pescara. Vediamo il servizio di Giuseppe Tintino. La Riello tira dritto, chiuderà lo stabilimento di Villanova di Cepagatti e traslocherà in Polonia, dove il fisco è più vantaggioso. Nessuna novità dall'incontro di questa mattina tra l'azienda e i sindacati. 71 dipendenti, così perderanno il lavoro, e altri 19 dovranno decidere se trasferirsi a Lecco o perdere il posto. E questo benché nel 2020, nonostante un calo dei ricavi dovuto alla crisi pandemica, la Carrer Corp, che controlla la Riello, abbia concluso l'anno con quasi 19 milioni di euro di utili, una somma che a quanto pare non basta a riempire le capienti tasche della multinazionale, che seguendo l'esempio di Honeywell, Betafans e altri, ha scelto la via della delocalizzazione. Le cose andavano benissimo in azienda, la produzione andava a gonfie vele, l'80% in più rispetto all'80% già fatto del 2020, quindi non c'erano i preavvisi per poter mettersi sul chi va là. È stato un fulmine a ciel sereno che l'azienda il 1° settembre ci ha detto e ci ha ribadito praticamente che avrebbe chiuso il sito di Pescara, ripeto, sempre e solo ed esclusivamente per una questione di costo del lavoro. Finora l'unica mossa della regione è stata una lettera firmata dal governatore Marco Marsiglio indirizzata al ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Nei prossimi giorni ci sarà anche un incontro tra i sindacati e il ministro del lavoro Andrea Orlando. Intanto per domani è stata indetta una manifestazione a Pescara in Piazza Salotto per intercettare la solidarietà dei cittadini, mentre le grandi aziende, una dopo l'altra, abbandonano l'Abruzzo. Domani è simbolica la manifestazione, nel senso che noi saremo tutti compatti portando anche e invitando i cittadini, la collettività, perché abbiamo detto che la vertenza della Riello è la vertenza di tutti i pescaresi che devono difendere il loro territorio, e in più avremo la forza appunto di altre persone allargate in modo collettivo per chiedere alla politica che basta con le promesse, ma adesso vogliamo fatti concreti e abbiamo bisogno di risposte sia dal governo e sia il supporto appunto del territorio per avere questo benedetto tavolo. Il plenum del CSM ha nominato capo della Procura di Pescara Giuseppe Bellelli. Bellelli ha riportato 14 voti contro gli 8 dell'altro candidato, Giampiero Di Florio. I due magistrati facevano entrambi parte del pool della Procura pescarese guidata da Nicola Trifuggi, che nel 2008 conclusero l'indagine a carico di Ottaviano Del Turco per la Sanitopoli abruzzese. Bellelli è stato poi PM nel processo a carico di Montedison per la più grande discarica di veleni italiana, quella di Bussi sul Tirino. Anche questa confermata in Cassazione come Sanitopoli. 1,5 chili di eroina brown e 0,5 chili di marijuana sono stati sequestrati dalla squadra mobile di Teramo. A detenere l'ingente quantitativo di droga, un teramano di 55 anni incensurato e residente in una frazione del comune di Campli. Il valore della merce rinvenuta è di circa 90.000 euro. Tania Bonici Castelli. Ingente sequestro di droga pesante realizzato dalla squadra mobile di Teramo. A detenere 1,5 chili di eroina brown e 0,5 chili di marijuana, un 55enne teramano, disoccupato e residente in una frazione del comune di Campli. L'uomo, arrestato e associato alla casa circondariale di Poggioreale a Napoli, era attenzionato da tempo. Il grande quantitativo di eroina rinvenuto crea preoccupazione per un probabile ritorno diffuso all'uso di questa droga pesante e distruttiva da parte delle giovani generazioni. Il valore del sequestro si aggira intorno ai 90.000 euro. 1,5 chili di eroina è un ingente quantitativo. Certo, vuol dire che c'era anche un mercato e quindi la domanda era altrettanto alta, però noi abbiamo fatto questa operazione grazie ai colleghi della squadra mobile che sono riusciti a sottrarre al mercato questo quantitativo di morte. Quindi sono veramente soddisfatto di questa cosa, di aver fatto un qualche cosa per la provincia di Teramo, per i cittadini della provincia di Teramo. Potranno essere leggermente un po' più tranquilli, questo non significa che la guardia si abbassa, anzi io l'ho detto da quando mi sono insediato che non esistono isole felici, questa ne è in qualche modo una prova. C'è un sottobosco, un qualcosa sotto traccia che noi dobbiamo con calma
sotto anche le direttive dell'autorità giudiziaria, combattere e cercare di debellare. Il risultato di oggi mi rende fiero dell'operato dei miei ragazzi, della mia squadra, della squadra mobile, che è riuscita a fondere mirabilmente un'attività di prevenzione con quella di repressione. L'osservazione sul territorio ha fatto sì che siamo riusciti a contattare questa persona, a trovarla, ad attenzionarla nella maniera giusta e quindi a fare questa perquisizione che ci ha dato la possibilità di trovare questo chilo e mezzo di eroina e altro mezzo chilo di marijuana. Insomma. La sua preoccupazione è che la domanda è alta? Eh sì, la domanda è alta. Però se noi togliamo dal mercato diciamo così, il prodotto, si abbasserà anche la domanda. L'esame del DNA conferma i resti ossei trovati sulla Maiella nei pressi del bivacco Fusco sono di Valerio De Torre, il fotografo di Chieti, scomparso 6 anni fa in montagna. I resti sono stati trovati da un turista ad agosto del 2020. Il medico legale Cristian Dovidio ha portato a termine la relazione sugli esami approfonditi svolti dall'Università d'Annunzio con la collaborazione dei genetisti forensi. De Torre aveva 59 anni nel 2015 quando si persero le sue tracce poco tempo dopo la morte della madre. Cambiamo pagina, sono 59 i nuovi casi di Covid in Abruzzo con 2 decessi nelle ultime 24 ore, scendono da 88 a 82 i ricoveri, così come in evidente flessione l'incidenza dei contagi per 100.000 abitanti. L'Abruzzo continua ad avere uno scenario pienamente compatibile con la zona bianca, vediamo. Sono 59 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.153 tamponi molecolari e 3.436 test antigenici. È risultato dunque positivo lo 0,89% dei campioni. La variazione dei nuovi casi dell'ultima settimana rispetto a 7 giorni fa è pari al -27%. Si registrano 2 decessi recenti. Il bilancio delle vittime sale a 2.539. I 2 decessi riguardano un 68enne del Chietino e un 58enne del Pescarese. Nel dettaglio, i nuovi positivi hanno un'età compresa tra 1 e 88 anni. Gli attualmente positivi sono 1919, meno 39 rispetto a ieri. 78 pazienti, meno 4 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica e 4, meno 2, sono in terapia intensiva, mentre gli altri 1837, meno 33 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 95 nelle ultime 24 ore. Dei nuovi casi odierni, 27 provengono dalla provincia di Pescara, 17 da quella di Teramo, 10 da quella di Chieti, 3 da quella dell'Aquila, 2 da fuori regione. Alla luce dei dati contenuti nell'ultimo bollettino, il tasso di occupazione dei posti letto in Abruzzo scende al 2% per le terapie intensive e resta fermo al 6% per l'area medica. Entrambi i valori sono al di sotto delle soglie da zona gialla, rispettivamente del 10 e del 15%. Contestualmente continua a scendere l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti, che arriva a 34, mentre una settimana fa era 47, un dato superiore a 50, unito al superamento delle soglie di allarme dei ricoveri, determina il passaggio in zona gialla. L'Abruzzo dunque continua ad avere parametri pienamente compatibili con la zona bianca. Soraya Malek, principessa afghana e nipote dell'ultimo re d'Afghanistan, ha incontrato a Teramo le istituzioni locali e gli studenti dell'università. Una presenza per promuovere i diritti delle donne afghane attraverso l'artigianato femminile. L'incontro è stato promosso dall'associazione Anna Arendt. Vediamo. Una 2 giorni di incontri e dibattiti a Teramo con istituzioni locali e studenti dell'università per la principessa afghana Soraya Malek, nipote dell'ultimo re d'Afghanistan. La principessa, fervente attivista a favore dei diritti umani, da anni è impegnata a promuovere il lavoro e la dignità delle donne afghane, sostenendo iniziative che coinvolgono l'artigianato femminile d'eccellenza. Idea che io trovo veramente molto molto bella, lo dobbiamo fare in tutte le città d'Italia ed è per far conoscere anche gli artisti che si sono proposti a esporre le loro opere ed è un fondo, diciamo, un fondo di beneficenza, di conoscenza dell'arte e che questa è una cosa veramente lodevole, io trovo averlo fatto
fatto qui a Teramo e, come ho detto prima, spero che si faccia in altre città italiane. Parte è sempre scesa in campo quando si è trattato di difesa di diritti civili e, come appunto in questa occasione, abbiamo risposto numerosi e con grande energia. Io ho portato un'opera vecchia del 2000, come caratteristica di base ha il titolo, Nobody, nessuno, è un po' il rischio che corrono tutte le donne afghane in questo ultimo momento di forti tensioni nel loro paese. La situazione delle donne adesso in questo momento è gravissima in Afghanistan, perché le donne chiuse dentro casa non possono andare a lavorare e non possono uscire da casa, escono ma non hanno diritti. Adesso sta arrivando un inverno freddo, un inverno duro, che prima vittime di questi sono donne e bambini. Per questo io faccio adesso, chiedo a tutti quanti che abbiamo evacuati afghani, ma sono rimasti 35 milioni afghani in Afghanistan, che hanno difficoltà di sopravvivere, che hanno difficoltà di andare avanti. E il mio appello è questo, che in questo momento non dobbiamo dimenticare questi che sono rimasti in Afghanistan. Dobbiamo fare tutto per arrivare aiuti umanitari, creare corridoi umanitari, aiutare loro in questa situazione. L'incontro teramano con la principessa Soraya Malek è stato organizzato dal Centro di Cultura delle Donne Hannah Arendt in preparazione della manifestazione nazionale indetta dalla Casa Internazionale delle Donne, che si svolgerà a Roma il prossimo 25 settembre. Tra i candidati sindaco di Francavilla al Mare c'è anche Franco Moroni, ex consigliere provinciale e comunale, sostenuto da liste civiche. Al centro del suo programma c'è anche lo sport. Stefano Recanati. Abbiamo fatto una squadra per portare un progetto mirato per Francavilla. Allora vi chiedo di darci forza per avere questo cambiamento. La sua è una coalizione civica, tre liste puramente civiche, come mai questa scelta? Questa scelta perché il dato di fatto sta proprio negli otto candidati sindaci. Questa è un fallimento della politica che ha portato appunto ad avere otto candidati sindaco e ovviamente a far fare questa scelta anche personale di civica, di persone radicate nel territorio, quasi tutte alle prime esperienze. Il nostro obiettivo è quello appunto di portare Francavilla ai vecchi splendori, quindi abbiamo una visione totalmente diversa da quella degli ultimi 30 anni. Cinque punti salienti del suo programma elettorale, della sua campagna elettorale, ne prendiamo uno, ma non perché sia forse il più importante o il meno importante, perché difficilmente si vede, è la parola sport. Esatto, sì, lo sport per noi è fondamentale, ci puntiamo molto perché ciò significa coinvolgere i giovani sono il nostro futuro, grazie allo sport si coinvolgono i giovani che riescono a concentrarsi su questa attività e quindi non si diramano su altre attività pericolose, chiamiamole così. Noi abbiamo l'obiettivo di portare e realizzare la cittadella dello sport, questo è il nostro primo obiettivo, cioè abbiamo Valle Anzuca dove c'è lo stadio, ci sono tutte le attività sportive, noi vogliamo concentrare tutto in quella zona facendo la cittadella dello sport e collegandola al turismo. E nel prossimo servizio parliamo del progetto Golena, che è stato illustrato questa mattina dall'amministrazione comunale di Pescara. Paolo Renzetti. Assessore, amministrazione comunale che ribadisce anche in questa occasione l'importanza del fiume Pescara come una risorsa per la città. Certo, assolutamente, vorrei fare un passo indietro perché lo scorso dicembre l'amministrazione comunale ha partecipato all'avviso promosso dall'ANCI, dove noi abbiamo proposto questo grande progetto Golena, ovvero l'istituzione di un ecomuseo fluviale all'aperto, perché l'amministrazione comunale dall'inizio ha creduto nella valorizzazione del fiume.
ed oggi daremo la possibilità a 20 giovani del territorio di Pescara dai 18 ai 35 anni di essere parte attiva di questo progetto, di dare le proprie idee concretamente e di valorizzare al massimo il fiume Pescara. Qual è il vostro ruolo in questo progetto presentato oggi a Pescara? Allora, noi in questo progetto abbiamo un ruolo, siamo innanzitutto super contenti di aver vinto questo progetto, siamo le uniche 10 città, Pescara tra le uniche 10 città che hanno avuto questo finanziamento. Noi innanzitutto saremo come tutor durante la formazione dei studenti, dei 20 studenti che vinceranno le borse da 3.000 euro che il comune metterà a bando da domani, e successivamente saremo di supporto durante la realizzazione dell'ecomuseo fluviale, che è il progetto finale che verrà realizzato sulla sponda del lungo fiume di Pescara. Proseguiamo con il nostro TG, presentata oggi a Pescara la stagione del Teatro del Sangro, Teatro FUS. Vediamo i particolari nel servizio. Stefano Angelucci Marino, è arrivato questo importante riconoscimento per il vostro teatro, insomma oggi presentate anche la stagione, ma non solo. Esattamente, noi abbiamo ottenuto questo riconoscimento quest'anno come Teatro del Sangro, io e Rossella Gesini che dirigiamo questa baracca da qualche anno, e l'abbiamo ottenuto appunto sulla scorta di una progettualità particolare, che è quella di una programmazione. Infatti il Ministero ci ha riconosciuto come organismo di programmazione, abbiamo messo in piedi per il 2021 una stagione importante e questa è stata premiata, è stato premiato il progetto artistico soprattutto in un territorio svantaggiato, quello che è il nostro. Noi risiediamo a Treglio, nel comune di Treglio, e il Teatro del Sangro di Lanciano lavora per tutto il comprensorio, quindi nomi importantissimi: Enzo Moscato, Roberto Latini, Oscar De Summa, Gabriele Vacis. Veramente una stagione di questo tipo era nei sogni da anni e ce la possiamo permettere quest'anno perché grazie a Regione Abruzzo che ci supporta e con il nuovo supporto del Ministero possiamo veramente fare le cose per bene. È di buon auspicio perché con la pandemia abbiamo bloccato tutto, come tutti hanno bloccato tutto per 2 anni, e di conseguenza è di buon auspicio perché si riparte alla grande per quel che riguarda il teatro contemporaneo nel nostro territorio, che è un territorio appunto che ha tanto bisogno di esperienze nuove. Che hanno a che fare con la contemporaneità. Siamo allo sport. Dopo lo stop contro la Vispesaro sabato, secondo impegno interno consecutivo per il Teramo, che sarà senza Mungo a centrocampo. Guidi dovrebbe scegliere Arrigoni, Rossetti e Viero in mezzo. Dietro la coppia Piacentini-Soprano che non si tocca, ed è proprio il difensore ex Fermana ad analizzare la sconfitta di domenica, cercando di capire cosa non funziona quando il diavolo prende gol. Vediamo. Domenica dopo la partita c'è stata tanta incazzatura in spogliatoio, tanta amarezza, perché è stato un risultato un po' ingiusto per come abbiamo fatto soprattutto il primo tempo, dove potevamo essere nettamente in vantaggio per 2-3-0, e ovviamente se le partite non le chiudi può succedere di tutto. È successo l'impensabile, e loro sono riusciti a portarla a casa. Ovviamente adesso noi non dobbiamo disperarci, dobbiamo continuare ad ascoltare il mister e continuare ad allenarci come ci stiamo allenando e portare avanti le idee del mister e continuare così, insomma. Comunque partita dopo partita stiamo in crescendo, quindi siamo fiduciosi. Anche con l'Entella è successo lo stesso, che abbiamo subito gol, ci siamo un po' spenti. Però dobbiamo cercare di tirare fuori più carattere e reagire, soprattutto quando prendiamo gol. Negli ultimi 2 anni ho avuto degli infortuni, soprattutto a inizio anno, che mi hanno compromesso la prima parte di stagione, e è dura dopo riprendere da zero. E adesso mi tocco, però per ora no, fisicamente sto bene. Ho lavorato anche molto quest'estate per prevenire questi infortuni, rinforzando la muscolatura. E per ora sto bene, ripeto, e spero di continuare così. Certo, la continuità ti dà tanto.
Sempre Serie C, stop di circa 3 settimane per il giovane centrocampista del Pescara Pompetti a causa di una lesione al flessore. Da verificare le condizioni di ingrosso, che domenica scorsa ha subito un colpo alla spalla. Recuperato Clemenza, che contenderà una maglia a Galano nel match di sabato contro la Viterbese, direzione di gara affidata a Daniele Virgilio di Trapani. L'analisi del momento del Pescara nelle parole dell'ex capitano Michele Gelsi. Pescara è, specialmente in questo periodo, è molto esigente. Giustamente ha sempre avuto la fortuna di calcare sempre Serie A e Serie B. Adesso era tanti anni che non rifacevamo la Serie C. Però penso che in questo momento qua la squadra stia rispondendo bene alle critiche ricevute gli anni passati, quindi è prima in classifica, sta facendo bene, ha un'anima finalmente rispetto agli anni passati, sa quello che fa e vedo anche un pochettino più di attaccamento a un po' di appartenenza alla città, un po' di appartenenza che forse negli anni passati è venuta a mancare, infatti i risultati non sono venuti. Il fatto di vincere negli ultimi minuti, questo significa che la squadra è sempre viva, ha sempre voglia di raggiungere un risultato. L'unica cosa, deve stare attenta, perché subiamo sempre gol. Mi sembra che in tutte le partite che abbiamo fatto abbiamo subito gol. È normale che quando sei una squadra che deve vincere devi avere reparti omogenei, c'è anche già la difesa deve essere strutturata, deve dare garanzia, ma se non hai poi un buon centrocampo che fa filtro, che ti costruisce, e hai un centravanti che almeno in categoria ti garantisce dai 12 ai 15 gol, e i campionati è dura che riesci a vincerli. Però penso che gli acquisti che ha fatto il Pescara, specialmente davanti rispetto agli altri anni, quest'anno i gol dovrebbero venire, anche se ultimamente i gol vengono dagli esterni e dal centrocampista come Memusha, che ce l'ha già fatto, il terzino destro. Nel pomeriggio doppio derby abruzzese di Serie D per il primo turno di Coppa Italia, successi per Castelnuovo e Notaresco, eliminate Pineto e Vastese, i servizi di Roberta Di Sante e Jacopo Forcella. Il Castelnuovo bissa il successo in campionato, batte il Pineto 3-1 anche in Coppa Italia e approda ai 32esimi di finale che si giocheranno il prossimo 3 novembre. Seconda sconfitta in 3 giorni per il Pineto, che dopo il pasto falso in campionato cede il pasto anche in Coppa ed esce dalla competizione. Ampio turnover per entrambi i tecnici, che danno spazio anche a chi finora ha giocato meno. A dispetto del risultato finale, il Pineto ad approcciare meglio la contesa sfruttando la vivacità in avanti del giovane Del Mastro e gli inserimenti di un positivo della Quercia. Dopo appena 2 giri di lancette, l'esterno classe 2003 impegna Natali, costringendolo ad alzare sulla traversa. La contesa si sblocca al 12esimo, quando sul tiro cross di Della Quercia Orlando e Natali non si intendono e l'ex di giornata, nel tentativo di salvare la propria porta, beffa il proprio portiere per l'1-0 locale. Il Pineto insiste e dopo 2 minuti, prima Esposito poi Del Mastro, non riescono a trovare il raddoppio, ma l'occasione più ghiotta al 24esimo è quella che capita sui piedi di Cardella, che a botta sicura stringe Orlando al miracolo con l'ex che si immola sulla linea e si fa perdonare, evitando un passivo più pesante. Per la reazione del Castelnuovo bisogna attendere dopo la mezz'ora, quando Pulsoni se ne va per vie centrali e carica il sinistro, ma non è il suo piede, e la conclusione imprecisa termina sul fondo con l'esordiente Montese a controllare. Si fa preferire il Pineto, che chiude in avanti la prima frazione. Allo scoccare del 45esimo Natale si salva come può, prima sul tentativo di Del Mastro e poi sul colpo di testa ravvicinato di Esposito, tenendo in partita i suoi. La ripresa inizia così, come si era chiuso il primo tempo, col Pineto in avanti. Al secondo Pezzotti dalla sinistra mette in mezzo per la testa di Cardella, ma l'impatto con la sfera è impreciso e la palla si impenna oltre la traversa. Passano 2 minuti e Pezzotti si mette in proprio, concludendo a giro dal limite con Natali che si allunga e para a terra. Gol mangiato, gol subito. Il Castelnuovo ne approfitta e nel giro di 3 minuti concretizza il micidiale 1-2 che ribalta la partita. Al settimo Ludovici serve Modugno, che dal limite trova la conclusione perfetta.
perfetta e fredda l'incolpevole Montese. Passano 3 minuti e ancora Ludovici serve l'assist al bacio per Foglia, che di testa insacca il gol che ribalta la contesa. Corre ai ripari Pomante, che effettua un doppio cambio dentro Minnozzi e Domizzi per Camplone e Del Mastro, e al 17esimo proprio il neoentrato Minnozzi di testa impegna Natale. Al 28esimo la gara si accende e volano scintille in campo a farne le spese Esposito ed Alfieri, che rimediano entrambi il giallo. Alla mezz'ora occasionissima per Cardella, che dai 25 metri su calcio piazzato c'entra in pieno il palo interno per la disperazione dei tifosi biancazzurri. Dal possibile 2-2 al 3-1 è un attimo. Sul capovolgimento di fronte D'Egidio, appena entrato, semina il panico in area biancazzurra e serve Modugno, che insacca sotto l'incrocio per il 3-1 del Castelnuovo, che ipoteca il passaggio del turno. Il Pineto è costretto ad arrendersi per la seconda volta nel giro di 3 giorni. Il Castelnuovo può esultare in attesa di conoscere il prossimo avversario. Aspettando la seconda domenica di campionato e del notaresco il derby di Coppa Italia del Savini contro l'Ovastese. 3-2 per la squadra di Massimo Epifani, che avanza nella competizione grazie ad un Gassama semplicemente incontenibile. 3 volte a segno, tante seconde linee negli 11 titolari, rotazioni che servono ai due tecnici per portare al massimo della condizione tutto l'organico. Il pallino già in avvio dei padroni di casa, il piazzato di Massetti trova il tuffo di testa di poco al lato di Gallo in percussione offensiva. Piano piano inizia a carburare Gassama. Suo il tiro centrale dal vertice dell'area di rigore al 7esimo, replicato da Pesce, 5 giri di lancette più tardi, seppur con esito identico. Di Feo è attento e blocca. Ancora notaresco al 15esimo, il binario è sempre quello destro, Massetti al traversone, Gassama per la girata alta. La risposta, la prima di una Vastese con 8 under in campo dal primo minuto al 24esimo. Ferramosca gira un suggerimento di De Angelis, trovando però un muro all'interno dell'area di rigore. Sul ribaltamento veloce ancora Gassama, stavolta in veste di assist man, trova Pampano, che col diagonale cerca il vantaggio ma trova la risposta coi piedi di Di Feo. È l'antipasto però del gol che arriva al minuto 28, Bellardinelli da destra per Frederick, dalla parte opposta sinistro violento che il portiere della Vastese devia in corner, sugli sviluppi del quale Gassama, imbeccato da Massetti, gira alle spalle di De Feo il pallone del vantaggio notareschino, nonostante l'estremo tentativo di Ferramosca. 6 minuti e Gallo in anticipo serve verticalmente ancora Gassama, che apre il turbo e batte ancora l'estremo aragonese con un tocco morbido. 2-0 per il rosso-blu di Epifani. Chiusura di tempo con la rete ospite che accorcia le distanze. Il piazzato di De Angelis trova Martiniello lasciato solo, libero di colpire di testa. Stavolta è Mariani a dover capitolare per il 2-1. Ultimo sussulto della prima frazione con Di Feo che si supera sull'incursione in area di Pesce. Secondo tempo con la Vastese a caccia del pareggio. L'iniziativa di Scafetta al 55esimo termina con la conclusione insidiosa deviata in corner e all'ora di gioco con la punizione direttamente in porta di De Angelis, che Mariani smanaccia in calcio d'angolo. Epifani richiama Pampano per Bana, da Derio Montesi e Martiniello per Di Filippo e Alonzi. Aragonesi decisamente più in palla però. Al 69esimo la difesa di casa chiude in qualche modo sul traversone basso di Scafetta, anticipando il tocco sotto misura di Ferramosca, e il pare arriva come conseguenza logica di una ripresa praticamente tutta biancorossa. Alonzi lavora un buon pallone sulla destra e serve l'inserimento di Sansone per il 2-2 comodo. Pari però che dura solo 120 secondi perché al notaresco basta e avanza l'ennesima fiammata del pomeriggio di Gassama, lanciato in campo aperto, sigla la sua personale tripletta col destro che trafigge Di Feo. L'assalto della Vastese, benché veemente, nel finale non regala il sigillo della parità. Al secondo turno va il notaresco dunque. Domenica si replica al Savini, ma stavolta sarà campionato contro il Trastevere. Impegno interno per la Vastese con il Vasto Girardi, ma sul neutro di Agnone, aspettando che il terreno di gioco dell'Aragona sia presto pronto. Era questo l'ultimo servizio. In chiusura vi ricordo un appuntamento che prende inizio proprio tra poco, alla fine del TG, alle 19.35, la prima puntata dell'appello del candidato, chiaramente trasmissione dedicata alle prossime elezioni amministrative. Fari puntati in questo primo numero con il comune di Sulmona. Sul comune di Sulmona conosceremo nel dettaglio i candidati a sindaco e i loro rispettivi.
rispettivi programmi e le liste che le sosterranno nella trasmissione condotta da Stefano Recanati. La replica dell'appello del candidato per il comune di Sulmona è fissata poi in seconda serata alle ore 23:35. Grazie per l'attenzione e buona serata.